Senatore Manca, lei con altri senatori del Partito Democratico avete scritto una lettera a Marcucci. Qual è il contenuto? Molto semplicemente riteniamo che il confine municipale assunto a riferimento delle limitazioni natalizie discrimini i comuni più piccoli dalle grandi aree metropolitane e soprattutto crei una contraddizione, cioè più espansiva per le aree metropolitane nelle quali si produrranno molti e diversi assemblamenti natalizi, troppo rigida per coloro che abitando in un piccolo comune, magari di montagna, non è nelle condizioni di andare magari a trovare un proprio caro, un proprio familiare, un proprio amico, un proprio parente. E la rigidità è inadeguata, si doveva assumere come base o l'area vasta o addirittura il confine di una provincia, che era molto più adeguato a fare rispettare norme che i cittadini italiani hanno già mostrato nel loro grande senso civico di rappresentare. Cioè era per garantire un impegno vero di continuità nel contrasto alla diffusione del virus, quindi provare di adeguare un confine idoneo. Senatore, quindi c'è del malcontento? Questa lettera è il simbolo di un Parlamento non ascoltato? Io credo che di fronte alle emergenze sia chiara anche a noi parlamentari la condizione nella quale il governo sta lavorando. Non c'è nessuna contrapposizione, nessuna volontà di mettere in discussione la fatica che ormai una serie innumerevole di decreti, di DPCM per gestire un'emergenza. Sappiamo che nella gestione emergenziale il confronto tra governo e Parlamento è ancora più ridotto rispetto ad una gestione ordinaria. Tuttavia, in questi casi c'era stato un confronto e questo confronto aveva sollevato queste perplessità da parte del nostro gruppo e anche del capogruppo stesso nei rapporti con i ministri, il governo. Quindi a noi sembra una questione di buon senso, non è una contrapposizione, non è malcontento per come è stata gestita la crisi, dove confermo qui il giudizio assolutamente positivo sul governo, sulle modalità con le quali ha affrontato la prima e la seconda ondata. Il punto è che si potrebbe ancora in queste ore mettere giustizia ad una contrapposizione che a nostro avviso è visibile, è normale, è naturale, è comprensibile, non può essere il confine municipale l'argomento delle restrizioni, perché si può prendere un confine provinciale se si vuole adeguare un meccanismo di giustizia anche tra cittadini.